sono da qualche anno che ho visto il carico e devo dire che ci sono due in due. Diciamo che ormai è alla maturità del tuo lavoro.
qui a Pratica di Mare, a Campo Cento, ci sono i tuoi colleghi che in qualche modo spiegano a grandi appiccini, no? Quello che è questo mondo e quali sono le sue potenzialità. Sì, è proprio bello che lo spieghino i miei colleghi, lo spieghi solo a capitare, perché io credo che negli ultimi anni si è fatta poco chiarezza sulla metodologia. Un po' così. Quindi ritornare un po' a quella che è una professionalità che ci portiamo avanti da 100 anni. Però mediamente una giornata tipo inizia con una mattina con un briefing meteo fatto a livello di stormo, dopodiché si inizia con una parte della formazione, diciamo dura circa un'ora. Dopodiché c'è una fase, diciamo, di step, quindi è il momento in cui il pilota acquisisce tutte le ultime informazioni per andare in volo, quindi meteorologiche. Questo non è esattamente un calcio a quello che stiamo vedendo. No, esatto. Ma è tanto fondamentale. Quando